Amici, benvenuti in questo nuovo episodio del server di ISO. Oggi, come già accennato nello scorso episodio, andremo a trovare un posticino dove costruiranno. Ehi, bella la mia testa vuota, Scoperto da poco che è vuota. Andremo a trovare un posticino dove costruire la nostra villa gigantesca da fare spruzzare di invidia a tutti gli altri partecipanti che hanno le case minuscole. No, scherzo, perché il grattacielo di ISO è comunque più grande. Allora, come avevo già detto in precedenza, la villa avevo intenzione di costruirla qua, ma purtroppo Zodiac aveva già prenotato in precedenza questo territorio qua, insomma, da laggiù fino a qua, non so. Io volevo farla qua, però meglio no, cioè non so neanche dove si estende il suo territorio che ha scelto lui. Quindi questo episodio, senza cibo ma con tanta voglia, andremo a cercare un posticino là dietro il grattacielo di ISO. Qua c'è già qualcuno, mi sembra. Non lo so, c'è solo una crafting table però. O una miniera. Non mi sembra abbia degli averi questo povero Cristo. Quindi vogliamo metterci qua a costruire? Sembra un bel posto. Sembra davvero un bel posto. Lì c'è anche una... del ghiaccio. Sto decidendo un po'. Guarda, questa zona qua andrebbe anche bene. Qua c'è il castello coso, zona mega anomala, insomma. Allora, lo spazio di cui ho bisogno in larghezza, cioè lo schema qua. Lo spazio che ho bisogno in larghezza, quindi di larghezza così, sa di 61 blocchi. Più, tralasciando lo spazio a destra e a sinistra, io direi un'ottantina di blocchi. Già. Un'ottantina di blocchi. E in lunghezza sono 38 blocchi, tralasciando spazio di erba, facciamo 45 blocchi. Quindi un 45x80. 45, cioè la lunghezza non dovrebbe essere un problema, più che altro la larghezza forse un problema. Vediamo, se non la facciamo partire anche da più in qua, magari mettendo un po' di terra a questo punto, o anche da qui. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 44 e 45. Ok, 45 fin qua. Ci sta, sì. Togliendo tutti questi alberi, ovviamente. Si sta, e come il... Oddio, the problem is la lunghezza. Perché se questo è 45 blocchi, figuriamoci di là. Un 80 blocchi, diciamo. Quindi diciamo che ci stiamo come lunghezza, ma gli dirò anche alto. Io la farei partire anche da qua, la casa, il muro della casa, mettendo un po' di terra lì, espandendo ancora un altro po' per lasciare un po' di roba, giusto? Tanto ISO ha fatto una schifezza ancora peggiore con la... ovviamente sistemerà, però guardate. Cioè non è che io abbia paura di deturpare il paesaggio mettendo... della terra lì, voglio dire. Dopo sistemo tutto anch'io. Tanto non è che sia tutto sto bel vedere sta cosa. Il grattacielo è davvero bello, però qua sotto va sistemato assolutamente. Devo contare 80 blocchi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 79, 80. Eccoci qui. Aia, è molto vicino al castello. È molto vicino al castello. Chi è? Ciao! Eobai! Ma che sorpresa! Allora, ci sta, ma d'altronde non si è fatto problema. Questo qua ha costruito il castello lì davanti, che c'è la casetta del povero Cristo. Forse, magari mi sto sbagliando, è sempre sua, Però, non lo so. Voi che dite? La facciamo la casa qua? Sto pensando un attimo, magari forse è meglio distruggere solo questa montagna e farla un po' più indietro. Questa montagna qua, dico. Già. Sai che vi dico? Aiamo al suolo la montagna. Già, proprio così. Mi farò dare una mano da qualcuno, tipo dal nostro caro Airbrain.
Amazon. No, dai, troppo grande. La Madonna. Ma noi ce la faremo! Ce la faremo, sono molto determinato a fare questa cosa, quindi noi avremo la montagna al suolo a partire da questo blocco qua circa. Sì. Ma sì, dai. A partire da questo blocco qua avremo al suolo la montagna. Comincio già. Cioè comincio. Mi accendo per ricordarmi dove devo scavare. Sfartiamo di prepotenza questo povero cristiano che ha una crafting table e una fence. A meno che non abbia una base qua sotto. Andiamo a controllare, non si sa mai. Buona base. Alla base qua sotto, ti immagini? Lui entra nel server, si trova una villa enorme al posto di sopra la sua base. Beh, così impara a nasconderla. Questo è interessante. Così impara a nascondere la base segreta. Vabbè. Comunque, iniziamo a mettere un cartello. E ci scriviamo. Con et no, Falcon Eterna. No, facciamo così, si prega. Porco diavolo. 100 blocchi. A posto. Oh, che bello. Tanto ho pochissima vita. Madonna, Limo, tacci! Sto morendo, aiuto! Sto morendo, no, 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 no! Una mucca! Mangio la tua carne cruda, mannaggia. Andiamo a vedere la casa di Eurobine. Cos'è questo? Miniera di Ultimate Tita. Ah, quello che si è vendicato. Geniale. Bella, che messaggio. Non trollarmi mai più. Ah, Team Lellichelli. Dai. Geniale. Questa è la sua casa in costruzione. Bella bella. Bella bella bella. Vediamo i suoi averi. Dell'oro. Del ferro che rubo. Poi. No, dai. No, volevo rubarlo, mannaggia. Della lana che rubo. Non voglio il ferro, fa. Sto scherzando. No, 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 non voglio il ferro. No, non voglio niente. Ebbene ragazzi, qui insieme al nostro acciughina fanpage, che ha l'armatura di ferro incantata tra l'altro, direi che possiamo chiudere l'episodio. Noi ci vediamo nel prossimo appuntamento, video like che sia. Ciao a tutti!